sono sulle labbra già. Ho messo un po' di rosso anche da te prima, Lea. Ah, questa sì, è la carota, sì, anche te te la... Sì, non la ricordavo. Mondo leggero, allora, leggero. Vedere da te? Sì, sì. E che hai messo, Paolo? La carota? La carota. Ha solo la carota? Un po' più violacea intanto qui. Soltanto la carota? E poi ci aggiungo un pochino più di giallo anche qua dentro. C'è anche un po' di blu. Ma il blu già viene fuori perché c'è qua sotto. Ah, col giusto, sì, 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 sì. In mezzo un po' più calda intanto, così la rendiamo un po' più viva. Ti stavo per spiegare qui il telefono. Quindi la carota e poi scaldiamo con un po'. Ho messo un po' di arancio. Colore arancio, sì, per che ci sono entrambi i toni. Le fotocamera. Ma come fai a essere una fotocamera? Hai cose più strane solo a me. Più si sfuma, più rendiamo la parte di bocca morbida con il contorno della pelle, perché come dicevo prima, la bocca è pelle, non è una cosa a sé. È una parte di pelle, solo un po' più rossa, e quindi di conseguenza va sfumata molto, qua si perde con la luce della pelle. Faccio il contorno di questa parte qua, che è quella che poi mi permette di fare. Però ci aggiungo anche un po' di blu reale per spegnere. Quindi un incarnato con blu reale? No, dove? Per renderlo un po' più verdino qua sotto, vedi? E poi comunque anche in altre parti qua ci andrebbe, perché c'è la parte di guancia che... Soltanto che lei, lo spazio è limitato qui, e quindi non si arriva a fare lo scuro della guancia. Ma è vero? L'ho spostata troppo? L'occhio è forse spostato... Te sì. Hai guardato la dimensione dell'immagine e praticamente hai spostato la fotocopia in là. Perché arriva qui, quindi non hai la possibilità di fare questa sfumatura scura. E non possiamo.